Buongiorno belli e brutti, come state? State bene? Oggi volevo raccontarvi una piccola storia della Svizzera che però potrebbe rappresentare tutto il mondo, che sarebbe la storia di Guglielmo Tell. Guglielmo Tell, quello che ha dovuto mettere la mela sul suo figlio, perché Gessler è diciamo quasi un mezzo pazzo dittatore austriaco, l'ha costretto e per la fortuna sua ha proprio centrato la mela e non ha centrato il figlio, non ha ammazzato il suo figlio. Però dopo cosa ha fatto? Ha ammazzato questo dittatore Gessler, e così gli austriaci scappavano via dalla Svizzera e i svizzeri potevano vivere in pace e in felicità, va? Ecco. Comunque, allora, come ho promesso ieri, vi volevo far un po' vedere i lavori che hanno fatto. Oggi dovrebbe arrivare l'aria condizionata, ma prima di questo vi vorrei un po' raccontare questa storia un'altra volta di Guglielmo Tell in un modo musicale. Ho udito la storia di Guglielmo Tell, un eroe di Svizzera così fedele. Con arco e freccia mirava così bene, faceva un tiro che neanche il diavolo lo crede. Nel cantone di Urera il re tiranno, con la mela sulla testa sfido il suo arcano. Guglielmo Tell, senza pietà, a sesto senso, colpì il bersaglio, mostrando il suo immenso tiro di Guglielmo Tell. L'eroe di Svizzera, con potenza e destrezza, mirava in maniera sicura, colpì la mela, simbolo di oppressione, e popolo festeggiò, libero dalla tirannide. Oh yeah. Allora, qui è già la vetrata fatta bene, vedi? Qui si chiude. Tutto fatto molto bene, ecco, entri dentro. Buongiorno, buongiorno, cosa vorrebbe? Desidero una pizza con tanta ananas, marmellata e Nutella, ecco, così si fa, vedi? Bello, eh? Poi faccio vedere un po' qui, la cucina, guarda, abbiamo fatto anche un po' di ordine, piano piano, poi il bagno, abbiamo fatto qualche lavoretto, ma la lampada non funziona, perciò non la posso far vedere bene, mi sembra che non vedete niente, devo ancora fare la riparazione, ecco. E poi oggi facciamo anche l'unpacking della macchina di caffè, vediamo cosa salta fuori, che sorpresa. Allora iniziamo, qui c'è la garanzia, ok, qui c'è come si usa, molto interessante, e ora prendiamo sto mostro. Ok, questo è la macchinetta, si chiama SKG, macchinetta piccola perché appunto l'espresso, il caffè, il cappuccino, cioè non è che sembra caffè italiano, però prendiamo il portello svizzero, aspetta che lo prendo, ecco fatto, guarda come siamo attrezzati, guarda, iniziamo, ecco fatto,
Ok, fino qua ci siamo. Sempre cortalino svizzero. Vediamo cosa c'è qui. Oh, guarda qua, c'è il macinino. Ah, ok. Electric grinder, macinino, ok, va bene. Questo è il macinino, anche carino, eh? E così siamo al completo. Chiaramente da noi il caffè verrà a costare, mi sembra, 30-40 baht, una cosa del genere. In Italia dite, oh, ma da noi anche costa 1 euro, sì. Però in Svizzera costa 5 euro un caffè, quello che fanno loro. Guardala qui, bellina, eh? Questa roba da minchia, altro che questa è veramente una macchina da caffè. €40, una cosa del genere, eh? Comunque, allora, c'è la doppietta, per chi gli piace la doppietta, c'è il caffè per i single, c'è invece quello manuale e c'è anche lo stream, quelli che amano solo il vapore. Bello, eh? Dove siamo? A fare la spesa, come sempre. No, andiamo a mangiare. Dovrebbero arrivare dopo appunto quelli che montano l'aria condizionata. È da 2 ore e mezzo che li aspettiamo, ma i tempi qua sono, diciamo, all'italiana. Quando dicono un orario devi calcolare ogni tanto 3-4 ore in più, come in Italia, che chiaramente noi svizzeri non siamo abituati a queste cose, eh. Ah, buono era il pranzo, guarda, un poco ci è rimasto, però dai, gira un po' la fame qui. Ora sono arrivati, hanno appena chiamato e sono rimasti un po' incazzati perché abbiamo detto che siamo ora, che siamo a pranzo anche noi ora, perché ci hanno detto, ma noi stiamo a pranzo dalle 10:30, sono le 1 ora, eh. Bene, ritorniamo lì dal bistrò. Prima di fare questo però, non so se avete visto la foto di Macron, come fa vedere come forte, come un grande pugile lui, che tutto il mondo deve avere paura. L'hai visto questa foto? Guarda, proprio fa impressione, eh? Sì, sì. Anzi, fa proprio ridere. Ragazzi, sono un micro nel piccolo folletto. Un ragazzo francese sempre pronto a fare casino. Sono un po' stupido, ma nessuno può fermarmi con il mio stile unico. Mando tutti sbagli. Vado in giro per le strade, faccio ridere la gente con le mie avventure. Non c'è mai un attimo di tregua. Sono piccolo ma potente, una risata contagiosa. Micro nel folletto, il re della gioia frizzante. Micro, micro il folletto. Sempre allegro, un vero spasso. Parliamo tutti insieme senza preoccupazioni. Micro il folletto, la leggenda del cuore spensierato. Ah, che caldo. Io sono dovuto andare a casa a prendere un po' di roba. Intanto qui hanno fatto, mi sembra, l'aria condizionata. Andiamo un po' a vedere se funziona, come hanno fatto. Aspetta. Sì, vai, vai. Ah, funziona. È già finito. Just finished, eh? Yeah. So, proviamo su tablo caffè. Dopo you need big cup, no? You have to put more on this side, not stay there. Funziona, funziona.
fammi vedere, dai. Fammi scendere un po' di caffè. Allora, diciamo che no, non sembra male. Ma lo proviamo. Chiaramente senza zucchero. Test di hardcore con la... I have to taste first. No. Oh, it smells really good. Oh, I don't need to drink. The smell is okay. Su, dai, manda giù, dai. Very strong. Strong? Va a vedere. But it's good. Sì, beh. Sì, nice. Dai, non è male. Ci lavoriamo un po' sopra, eh? Oh, it's good. Then you put... L'aria condizionata funziona. Ora dobbiamo solo vedere se arriva fino qui, perché però raffredda abbastanza già fino a qui. Bene ragazzi, questo è tutto. Noi ci vediamo domani, va bene? Grazie, ciao! Mi chiamo Nicozilla, the one and only, solo youtuber più famoso, baby you know me. From Switzerland to Italy, India to Malaysia, now I'm living it up in Thailand, that's my daily. Hey, oh, Nicozilla and now, sottofondo YouTube sensation, gonna rock you now. Parlo italiano, parlo inglese, ero bilingua, faccio video divertenti, amici uccido con il mio rap bouncy, ti faccio ballare, Nicozilla, that's my flag.